Vorrei commentare questo inizio di campionato, direi importante, del Macchie, 7 partite, credo 18 punti, quindi un bottino sicuramente importante. C'è Riccardo Zampagna dall'altra parte che del Macchie è l'allenatore. Ciao Riccardo, buona serata. Ciao Ivano. Sì, hai vinto, sta un po' su di giri, eh? Secondo me se vuoi fare allenatore non devi essere mai su di giri, devi sempre trovare la problematica della partita. Non ho capito. Devi sempre migliorare, Ivano, perché se no se ti dici vabbè oggi ho vinto, festeggi alla fine. Senti, ma tu già stai mentalmente ripassando la partita di oggi pomeriggio? No, io sto a pensare a quella di domenica prossima, Ivano. Non ho capito. Con chi giochi domenica prossima? Domenica prossima andiamo a Cigonia. Cigonia, insomma, Cigonia, io in Orvieto. oggi ha vinto, ma lo so dov'è Cigonia. Ha vinto 3-0, ha vinto in trasferta oggi il Cigonia. Infatti, è una squadra tosta. Una tosta. Ma è tosto anche il Macchia di Riccardo Zampagna, dai. Ma il Macchie penso che non abbia mai fatto un inizio di campionato del genere da quando esiste. È una squadra tipica, fatta da giocatori particolari. Sembra più un centro sociale che una squadra di calcio, perché più che allenatore bisogna fare lo psicologo. Addirittura. Però per me è importante perché comunque è un'esperienza che è solo che positiva. Per andare poi a affrontare altre situazioni come quelle che poi andrò a affrontare. Per me è importante, è fondamentale perché le problematiche sono tante, Ivano. Però è bello perché ci sono gli alti e bassi, sia durante la settimana che anche durante i 90 minuti della domenica. Però è un'esperienza, secondo me, unica da vivere. Non partire subito dalla Serie B, dalla Serie C, ma partire da basso come sto facendo io, posso solo che migliorare. Questa è una squadra che ha tante, tante problematiche, ma nello stesso tempo ha dei giocatori con dei valori e quello che rispecchiano un pochino il mio carattere, la maggior parte dei giocatori, e quindi i risultati stanno venendo. Senti, scusa, ma è una squadra che ha tante problematiche. Dopo 7 turni, sei primo in classifica con 18 punti. Immagina tu, cioè, immagino quanti punti potesse raccogliere se le problematiche non c'erano. Me ne manca uno, Ivano. Me ne manca un punto, mi manca un punto. Sarei stato soddisfatto se ce n'avevo 19, però va bene così. La partita Ma persa domenica? Due due domeniche fa, domeniche fa, con chi? sì. Con? Nuova Fuggina, una Ah, squadra quella di partita di cui Fuggina. parlavamo all'inizio della settimana, che eri preoccupato Da per quando ne questa abbiamo partita. parlato a Quattrocchi, sì. Eri preoccupato per quella partita. Ma ero preoccupato perché comunque in Umbria è il secondo settore giovanile. C'ha 24-25 giocatori a disposizione, quindi è un settore giovanile importante dove. Che poi il primo è Perugia, il secondo è questo, poi arriva la Ternana, quindi vabbè, ma stendiamo un velo, lasciamo perdere, non parliamo di queste cose. Però no, sono abbastanza preparati, c'è un direttore importante che lavora molto sui giovani, quando vai a fare la prima categoria, peschi dal settore giovanile, ti fa la differenza. Noi a Certo. Macchie siamo contati e quindi devi stare sempre a pensare, fa questo un po' giocare, quello è squalificato, l'altro deve fumare il ginocchio, quello deve fumare la testa. Cioè, quello lì l'ha lasciato una ragazza, quindi il Zola fa anche lavoro lo psicologo, è sembra di molto, no, capire. no, infatti, no, ma io cresco anche io perché Certo. mi sta dando una grossa mano. Ma al di là di tutto, Ivano, non è che sono i 18 punti in 7 partite, sono i 2 gol presi in 7 partite, perché se tu vai a vedere un giocatore che ha giocato in Serie A, in Serie B, ad alti livelli, che fa l'allenatore, dice vabbè questo tanto farà sempre la fase offensiva, non penserà Offensiva. mai a fare la fase difensiva, e invece io punto tutto sulla fase difensiva, è quello lì Io se che. fossi allenatore anch'io punterei tutto sulla fase difensiva, devo essere sincero.
Ma certo, voglio dire, non ti devi dimenticare della fase offensiva, sicuramente, perché voglio dire, le partite si vincono facendo i gol, eh? Certo, certo. Però purtroppo poi vediamo Barcellona, Real Madrid, Barcellona che fa il tiki-taka e Real Madrid gioca in verticale. Il calcio è bello perché ognuno lo può pensare a modo proprio, però secondo me prima non prenderle e poi ripartire. Certo. Le classiche ripartenze che si usano in Serie A per salvarti, per arrivare decimo, dodicesimo. Senti, ma per farti una domanda alla quale tu mi risponderai sicuramente male, ma che modulo fai attuare la tua squadra? Io, il modulo che io non avrei mai giocato, con cui non avrei mai giocato da giocatore, però che mi piace tantissimo, perché? Perché le situazioni, cioè, all'allenatore si deve mettere a disposizione della squadra. Se te hai dei giocatori che possono dare il massimo in determinati ruoli, li devi saper sfruttare in quei ruoli lì. Io faccio un 3-5-2, che a me non mi è mai piaciuto, Ivano, però con questa squadra qui è l'unico modulo. Secondo le caratteristiche dei giocatori che hai, insomma, è l'ideale. Assolutamente sì, perché se un giocatore lo sposti dei 4 metri oggigiorno, perdi quei 20-30% di qualità, di quantità assolutamente, anche perché la quantità è quella che fa la differenza sulle seconde palle, e perdi le partite. Quindi ti devi adeguare ai giocatori che hai. Senti, ma non è la prima categoria, questa secondo me è anche Serie A, Serie B, Serie C. Devi essere onesto con te stesso, lo sei. Ma questa squadra, il Macchia, gioca anche bene, oltre a vincere, oltre a subire pochi gol? Allora, ti dico, oggi abbiamo giocato veramente bene, mi sono divertito. Settimana scorsa a Montefalco, che mi sa che erano 2 anni che non perdevano in casa, finita la partita sono andato all'allenatore di Montefalco, gli ho detto: guarda, mi vergogno, siamo stati ridicoli, per me ho perso, però purtroppo i punti l'ho presi io. A volte il calcio è fatto di episodi. Secondo me essere obiettivi a volte è giusto. Anche perché cresci te, cresce il tuo giocatore. Io ho dei giocatori che hanno anche 35-36 anni, c'è qualcuno che ce n'ha anche 41, che però fanno ancora la differenza. Gente che magari non ha fatto mai determinati allenamenti e dicono: madonna, però cavolo, mise tanta roba questa roba mattina. Però io ho detto: scusa, anche a 40 anni puoi anche migliorare, no? Certo. Si migliora sempre tutti insieme. Però per dirti, Ivano, noi su 7 partite ne abbiamo sbagliata 1,5. Una e mezza. Quella di Montefalco e quella con la nuova Fulginium? Sì, il primo tempo. Il primo tempo è regalato. Purtroppo che è la squadra più forte che c'è, però nonostante tutto non meritavamo da perdere, il pareggio sarebbe stato. Ma quanti gol ha fatto questa squadra tua? Allora, noi abbiamo fatto 13 gol, 2 subiti. Insomma, pochi, Ivano, perché in quella situazione siamo stati poco cinici, poco cattivi sotto porta. Ah, spesso e volentieri ha vinto 3-0 fuori casa, volete? Mi sembra 3 volte sicuro ha vinto fuori casa 3-0. Sì, ma io voglio sempre il massimo, perché se no non miglioro se voglio fare l'allenatore. Siccome ho deciso di fare l'allenatore, voglio sempre il 150% da tutti, soprattutto da me stesso. Senti, si dice che uno dei segreti di Riccardo Zampagna, oltre che a insegnare calcio, far applicare quindi alla propria squadra il 3-5-2 con successo, i segreti di questa squadra sia anche le belle scene che vi fanno a Macchie, ma è vero? Beh, quelle non possono mancare, anche perché senza quelle io non sarei andato a Macchie. Allora, è una società, Ivano, fantastica sotto questo punto di vista, dei dirigenti semplicissimi, fatti di valori veri, sani, come lo sono io, e quindi quando fai un bel gruppo, secondo me, che riunisci tutta la squadra, ma non è la prima categoria, anche ad alti livelli, se tu riunisci sempre i gruppi con le scene, ma puoi mangiare anche un pezzo di pizza con una birra o un bicchiere d'acqua, però secondo me alla fine sono punti, sono come il classico discorso di Massimino: Presidente, ci serve amalgama.
e compriamolo, ma la Magma secondo me fa la differenza in tutte le categorie, certo. E devi essere bravo a motivare queste situazioni, come lo è sempre stato Capello, è stato Lippi a livelli alti, no? Però poi dopo che discorsi sono, se mangi un po' dei cinghiali giusto, un po' di quella robetta giusta lì, di quegli uccelli che passano lì sopra, fa ancora di più la differenza, perché le siene comunque sono di qualità e quindi nello stesso tempo devi giocare di qualità, certo. Perché se mangi di qualità gioca devi di qualità, giocare anche di qualità, certo. Voglio dire, senti Riccardo, dimmi oggi come è andata questa partita. Ma oggi il primo tempo è finito 0-0, ma mi sono anche leggermente arrabbiato quando sono entrato nello spogliatoio. Io sono uno che parla pochissimo nello spogliatoio, perché per esperienza propria mi dava fastidio l'allenatore che parlava dei minuti dentro lo spogliatoio, ti portava via energie mentali. Quindi quando stai dentro lo spogliatoio devi dire delle cose basilari, corte, leggere, semplici, devi sapere esprimere il massimo in pochi minuti, perché poi dopo il giocatore non ti ascolta più. E sono rientrato al primo e secondo tempo e ho detto va bene, perfetto, però voglio ancora quello che facciamo, perché poi alla fine c'è la domenica, non è che sono anche uno abbastanza lucido, mi sono reso conto a 39 anni, quello che non facevo magari dentro il campo, a volte ero molto istintivo, e durante la settimana sono molto pesante, urlo, sbraito, tratto male anche i giocatori, però dopo alla fine li prendo, li porto a cena, gli spiego e tutto quanto, però voglio che fanno quello che dico io. È stata una partita che dovevi chiudere dall'inizio, invece non l'hai chiusa. Allora che succede? Se tu non la chiudi subito la partita, poi il calcio è fatto di episodi, puoi giocare con chiunque, anche con l'ultima in classifica, e le prendi. Quindi secondo me la cattiveria giusta sotto la porta ci deve essere sempre, anche il giovedì, il mercoledì, durante l'allenamento, perché quello che fai durante l'allenamento poi lo riproponi la domenica, e quello che io sto cercando di fare a macchia. E poi sai, comunque fai la prima categoria, c'è gente che lavora tutto il giorno, c'ha i suoi problemi, ragazzini di 19 anni che iniziano a avere le prime storie d'amore, tutte queste stupidaggini qua, comunque devi convivere con delle situazioni a 360 gradi. Senti, ma stai facendo quello che facevo io con te quando facevamo un libro praticamente? No Ivano, no, beh, dai, insomma, voglio dire, tu sei stato il secondo padre per me e lo sarai sempre, però non a questo livello. Bene. Non a questo livello, perché comunque io un pizzico più intelligente rispetto a questi ragazzetti qui ce l'ho. Vabbè, voi devi trattare male, se no domenica non ti giocano, non ti si mettono di traverso per 3-4 giornate e ti fanno cacciare via, voglio dire. No. Non mi interessa, ma non li trattare così. No, ma io lo faccio per loro anche, non solo per me, perché poi dopo il calcio comunque alla fine rispecchia la vita, perché se tu sei un debole in mezzo al campo durante gli allenamenti, lo sei anche nella vita privata, nel lavoro, certo. Quindi secondo me se tu migliori, anche e soprattutto stando vicino a me, che ho avuto una vita abbastanza, come possiamo chiamare Ivano, insomma, statisticamente importante, voglio dire, però anche sotto l'aspetto umano, comunque a me il calcio mi ha dato tanto e sono cresciuto tanto fuori dal calcio, stando nel calcio però comunque ho imparato tante altre cose, certo. Quindi comunque alla fine sono insegnamenti di vita. Allora, certo. Se io ti dico allenatore Zampagna ti dice di fare una cosa, non è che te lo dice perché stamattina si è svegliato, certo. Così, e te lo dice perché ci sarà un motivo, no? Certo. Quindi poi c'è tutto un fine, e uno poi lo fa, lo dice, cerca, si butta là ore, perché alla fine sono 3 ore settimanali, non è che sono a livello professionistico, certo, come certo. Sono 8 ore settimanali. Però vabbè, vediamo, chi recepisce secondo me va avanti, ma non solo nel calcio, ma anche nella vita, ci avrà delle esperienze migliori. Riccardo, io ti ringrazio
Poi magari ci vediamo una sera in televisione per parlare un po' dettagliatamente di questa esperienza. Mi piace l'idea di parlarne con A te. voglia. Va Va bene? bene, Ivano. Poi magari ci scriviamo un altro libro su questa. Ma no, guarda, stavo dicendo poche settimane fa che gli allenamenti vengono giù tutti i dirigenti, no? A Sì. macchina non si è mai visto tutta la gente a vedere allenamenti. Sì. E stanno lì, mi ascoltano Ci voglio perché venire comunque... anch'io un giorno, se me lo dici vengo con Ma te. no, adesso ti invito, ho capito Ivano che poi veni a mangiare, lo so. No, Lo so figurati. Ivano. Voglio venire a Però per vedere come dirti... lavori. Ci No, porta ma anche per dirti... Albertino. Albertino, vieni a riprendere l'allenamento di Zampagna? Albertino dice di sì, il Oh, regista, bene, anche Albertino si ferma a cena poi dopo di... Certo, ci Beh, no, però mancherebbe. per dirti, Ivano, alla fine, cioè, sono esperienze, secondo me solo che positive, puoi solo crescere. Oggi ho avuto l'arbitro, è un arbitro che è fantastico. Per me sembrava che c'aveva l'età tua, Ivano, 75 anni, invece c'aveva 28 anni, Ah, c'è accompagnato dal papà. A fine partita il papà mi ha aspettato. E mi ha detto, io bestemmio in continuazione perché lui non cresce, non migliora, non corre, non sta di rotazione, no? Sbaglia troppe cose. Io dicevo, va bene, ho capito, però, mo, cavolo, io ho sempre insultato gli arbitri da quando ho iniziato a giocare a calcio. Ho preso le partite, questo ragazzo, ho detto, ma no, ma guarda che fare l'arbitro è difficilissimo, nel senso, non è facile stare in mezzo a campo e vedere tutte le cose, no? Quindi, settimana scorsa, tornando al discorso di prima, so che i dirigenti ho tutte problematiche, quello e quell'altro, ho detto, ma io ho appena finito scrivo il libro, so 2 mesi che sto a macchina, ma se ne scrivo un altro, mo chiamo Ivano, ne faccio un altro, ma tocca fare 70-80 pagine rispetto all'altro, perché ne ho viste di tutti i colori, Ivano, non te ne rendi conto. Molto divertente, nello stesso tempo cresci, maturi ancora di più, ma Certo. non, cioè, è infinito il calcio, è infinito, è come il vino. Più tempo passa, e più lo Porca miseria. apprezzi. Un abbraccione, Riccardo, A te, complimenti. a voi. Buona serata. Ciao, Ciao, ciao. un saluto a Linda E Matilde. e Matilde e Che mi stanno naturalmente a scrutando Fabiana. dalla casa alla finestra. Va Ciao, bene, ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, Riccardo. Bene, Riccardo Zampagna, è sempre uno spettacolo parlare. Speriamo di averlo presto in trasmissione dal vivo, proprio per... Sono curioso di sapere com'è la sua vita da allenatore. Ci cioè, è un po' anticipata, ma insomma vorrei un po' approfondire il discorso.